Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: la conduttrice Simona Ventura si prepara a prendere il posto del noto collega. Dopo, Ballando con le stelle, mira all'ingaggio stellare. Simona Ventura si sta rivelando uno dei protagonisti più interessanti del dancing show di Milly Carlucci, in cui ha deciso di mettersi alla prova assieme al compagno di vita Giovanni Terzi. La conduttrice aveva rivelato ad Adienerconos: noi siamo la prima coppia che partecipa insieme a Ballando, per cui siamo delle cavie, da un certo punto di vista. L'esperimento, però, si sta rivelando per lei un autentico percorso di crescita artistico e umano, e Simona Ventura può addirittura ambire alla vittoria del format. Ha infatti riferito: la sentiamo tutti. Tutti vogliono arrivare alla finale e vogliamo vincere. E questo lo trovo molto sano. Io ammetto di voler vincere, a differenza invece di quelli che dicono di voler solo partecipare al programma. Ballando è anche una scuola di vita. Entri in un modo ed esci in un altro. Qui cadono tutte le maschere, e si vede chi sei realmente. La mattatrice è stata uno dei volti di punta della televisione italiana nel ventennio 90-2000, ma in seguito la sua carriera ha attraversato una fase assai meno florida. Simona Ventura ha recentemente rilanciato la propria immagine nel format Citofonare Rai 2, in cui collabora con l'amica Paola Perego, anch'essa reduce da un lungo stop professionale, e sua compagna di avventura a Ballando con le stelle. L'ultima esperienza realmente glamour cui Simona Ventura aveva preso parte risale al 2004, anno in cui ha magistralmente presentato il Festival di Sanremo assieme ai co-conduttori Maurizio Crozza, Paola Cortellesi e Gene Gnocchi. E Simona Ventura non ha rinunciato all'idea di tornare sul palco dell'Ariston. In una recente ospitata a La Volta Buona, ha confidato a Caterina Balivo di covare un sogno ben preciso. Prima di conoscere i nomi dei prossimi co-conduttori di Sanremo, ovvero Lorella Cuccarini, Teresa Mannino, Giorgia e Marco Mengoni, Simona Ventura ha riferito a Caterina Balivo di essere pronta ad affiancare Amadeus all'occorrenza. L'altra volta avevo il Covid, ha spiegato, Amadeus è un amico. Sono a disposizione. Consapevole che il collega concluderà nel 2024 la sua avventura sanremese, ha infine scherzato: secondo me, dopo Amadeus c'è Amadeus. Però la direzione artistica tra 20 anni. Perché no?